Book Creator, finalmente, proviamo ad entrare dentro insieme. Una volta registrati, una volta inserito il nostro account, e si può tranquillamente utilizzare anche quello di Google, andiamo a cercare come realizzare un nuovo libro, no? Presumo che sia un'app spagnola, perché insomma libro nuovo, quindi vado su nuovo libro e a questo punto scelgo il layout del libro. Posso averlo in verticale, orizzontale o quadrato 1 a 1. Quindi scegliamo una di queste modalità. Supponiamo quadrato 1 a 1, lui elabora, mi presenta questa interfaccia, questa prima pagina, e qua in alto a destra ho la possibilità di cliccare sul simbolino più e a questo punto posso importare le altre risorse, posso accendere la fotocamera, facciamo un esempio, una penna, un testo oppure registrare un audio. Clicchiamo su semplicemente la fotocamera, ok, magari provo a perfilarmi anche, scatto una foto, ok, e utilizzo questa foto come mia copertina. Ci metterà un attimo, carica all'interno di questa web app. Le dimensioni non devono essere esagerate, dopo andremo a parlare anche del limite massimo, no? Perché è possibile sia fare una fotografia, ma addirittura è possibile anche fare una registrazione utilizzando la propria webcam. Diamogli il tempo di caricarlo e poi a questo punto andiamo a inserire una nuova pagina. Clicchiamo, ok. Salvataggio dell'immagine effettuato, l'immagine viene inserita al centro, non è granché, ok. Posso inserire un testo perché magari qua voglio scrivere che imparo facendo, ok, mettiamo un bel grassettino, poi qua inseriamo, vai. Mauro Sabella. Clicchiamo su Fatto e a questo punto abbiamo inserito il nostro titolo che possiamo ingrandire come vogliamo. Benissimo, andiamo su Pagine e inseriamo una seconda pagina. Inseriamo una seconda pagina. A questo punto, in questa seconda pagina, voglio fare un disegno. Quindi clicco sul simbolino più, vado a prendere la mia penna, ok, e a questo punto posso scegliere una serie di pennarelli. Qua c'è l'autocomposizione, questa è una delle cose più belle. Se io clicco su auto ho la possibilità di approssimare un disegno e lui mi suggerisce delle forme. Questo strumento credo sia molto molto utile e anche un po' aiuta e quindi direi inclusivo sicuramente. Proviamo a disegnare una semplicissima casetta, magari facciamo una casa. Avrei fatto la casa in questo modo. Guardate, più tendo verso la casa, più lui mi capisce e mi propone delle soluzioni tipo casa. Quindi io direi che questa bella casa la posso anche utilizzare. Fatto questo, posso prendere magari lo stesso disegno, però cambiando inchiostro, mettendo questo inchiostro magico oppure cambiando colore. A questo punto voglio disegnare un lago davanti alla casa. Disegno un lago davanti alla casa, farà fatica a capire che è un lago, ma mi darà comunque delle forme geometriche differenti. Io prendo questa forma geometrica e la inserisco qua davanti. Vedete, la posso ruotare, essendo circolare non si vede molto la differenza. Posso cambiare forma, ok, diventa quasi un'anguria. Quindi vedete, posso tranquillamente decidere di eliminare perché questo disegno non mi garba. Proviamo a disegnare qualcos'altro, magari proviamo a disegnare una macchina. Chissà se riusciamo a farci capire. Questa è una ruota, questa è un'altra ruota. Credo sia spettacolare questo strumento perché insomma per uno come me, volendo anche un trattorino, questo mi sembra più un trattorino. Perfetto, questa è la mia seconda pagina. Benissimo, fatto questo noi possiamo uscire da inizio a disegnare, clicco su fatto, così lui mi ha inserito, mi ha realizzato la seconda pagina. A questo punto vado a inserire una terza pagina, quindi clicco su pagine, cliccando su pagine vado a prendere la mia terza pagina su cui lavorare. Qua posso in teoria importare qualcosa. Per importare qualcosa, una mappa, un file da Drive, un'immagine che trovo su Google, anche questo potrebbe essere un'idea. Quindi vado a cercare magari il logo di Book Creator. Ok, quindi scrivo qua Book
creator, cerco book creator, mi dà magari qualche immagine, vedete, start book creator, forse se lo metto attaccato mi dà proprio l'immagine del logo stesso. Queste sono immagini già selezionate. Prendiamo qualcosa di più simpatico, magari andiamo a prendere un bambino, ok, mi dà l'immagine dei bambini, forse sarebbe possibile prendere un disegno un pochino più accattivante, inserisco questa immagine all'interno del mio ebook. Anche qua molto molto semplice. Voglio inserire ancora un'altra pagina, quindi clicco ancora su pagine, ok, vediamo se mi dà la possibilità di aggiungere ancora un'altra pagina. Quindi cosa faccio? Sposta e inserisci, la metto in coda, quindi si tratta di cliccare sui tre puntini e inserire ancora un'altra pagina, niente di più semplice. Se clicco qua lui va avanti, vedete, quindi clicco sul simbolino più, fotocamera, vediamo una registrazione, quindi attiviamo un audio, comincia la registrazione, clicco su 3, 2, 1, ciao a tutti, oggi parleremo di Book Creator con una web app che mi consente di realizzare degli ebook che possono essere salvati in modalità online ma anche in modalità EPUB 3. Ok, quindi anche con la parte multimediale. Vediamo se questa registrazione è andata a buon termine. Interrompi la registrazione, usa la registrazione, sarebbe opportuno ascoltarla. Gli mettiamo sopra un testo dove diciamo magari che abbiamo commentato l'ebook, altrimenti rimane una pagina un po' così. A questo punto io ho finito il mio lavoro. Faccio avvio l'anteprima, si è arrivato lì alla fine del libro, ok. Vediamo un attimino, possiamo sfogliare le pagine. Ho messo 4 pagine per avere la possibilità di poterle sfogliare. Certo che avrei potuto quantomeno pettinarmi. Ok, a questo punto posso cliccare su Leggimi e lui Imparo parte. Facendo di Mauro Sabella. Qua c'è un'immagine e qua parte il video in automatico. Ciao a tutti, oggi parleremo di Book Creator con una web app. Interrompi la lettura, torniamo indietro, andiamo ancora a lavorare e a editare, quindi per poter editare vado su modifica, torno indietro, voglio inserire magari un'altra pagina, una pagina qua, inserisci una pagina, perfetto, a questo punto una volta inserita la pagina vediamo un attimino che testo inserire, quindi vado a prendere magari da Wikipedia un testo che parla magari delle favole, a questo punto prendiamo questo testo che parla delle favole, CTRL C e lo incolliamo all'interno di Book Creator, quindi lo mettiamo qua, aggiungi testo. Quindi vedete, tutto molto semplice, è la prima volta che apro questo strumento, ok, perfetto, lo inserisco al centro della pagina, fatto questo io avvio la mia attività e provo a leggere. Per favola si intende un genere letterario caratterizzato da brevi composizioni. Spettacolare questo programma, a questo punto clicco su condividi, posso pubblicarlo online o scaricarlo come ebook. Se lo scarico come ebook mi dà il formato EPUB, e il formato EPUB posso tranquillamente aprirlo anche dai vari device che leggono il formato EPUB 2, EPUB 3. Oppure posso anche utilizzare un tablet dove scarico l'applicazione per leggere un EPUB e abbiamo finito il nostro lavoro. Pubblicarlo online invece significa proprio pubblicare questi libri all'interno di una biblioteca interna, non è il caso, visto anche la fotografia del mio libricino, e quindi poi condividerlo anche con la rete, perché l'obiettivo è quello di creare degli ebook e metterli a disposizione in rete. Abbiamo visto qualche strumentino semplice, la cosa bella è che si può sfogliare, guardate, in automatico parte anche l'audio. Quindi questo è un po' il mio lavoro su Book Creator. Buon lavoro e usatelo soprattutto con i ragazzi.
Ciao, alla prossima.